Dopo un anno di stop forzato dovuto dalla pandemia, il 13 novembre si alza ufficialmente il sipario sulla 50ª edizione della Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco delle colline San Miniatesi. Per 3 weekend fino al 28 novembre il borgo di San Miniato diventa capitale del gusto, seguendo il tema della donna, che già era stato scelto per l'annata 2020. La storica manifestazione è stata presentata a Palazzo del Pegaso. Il tartufo è un simbolo che noi dobbiamo continuare a valorizzare e che porta nei nostri territori migliaia e migliaia di turisti, non solo dall'Italia ma da tutto il mondo. È una sfida bella quella che abbiamo di fronte e sapere che per 50 anni consecutivi sul nostro territorio si svolge questa mostra ci dà voglia di continuare a impegnarci. Tra le novità del 2021 ci sono i 7 spazi del borgo di San Miniato dove poter gustare il tartufo ma non solo, con eccellenze da tutta Italia. Piazza Dante, Corso Garibaldi, Piazza del Popolo, Loggiati di San Domenico, Loggetta del Fondo, Piazza della Repubblica e Piazza Duomo. Il centro storico è un po' il teatro della mostra Mercato del Tartufo, la scenografia. All'interno di tutti gli spazi, ben sette spazi, cerchiamo di diluire le persone proprio per evitare anche assembramenti. La città di San Miniato è un palcoscenico a scena aperta, un palcoscenico naturale e questo non può che farci piacere. Spazio anche per mostre, convegni e visite alla scoperta dell'ecosistema naturale in cui nasce il tartufo, con tour a piedi e in mountain bike. San Miniato è una capitale importante del tartufo in Toscana e rafforza questa sua ambizione ad essere centro di qualità, ecco, di promozione del tartufo, rafforzando una serie di iniziative. In ognuna delle 6 giornate della rassegna, chef stellati ospiteranno cooking show dove i protagonisti saranno il tartufo bianco e il vino di San Miniato. Al di là di quelle che sono iniziative enogastronomiche con i cooking show, l'officina del tartufo, abbiamo messo in campo un programma, diciamo, parallelo, culturale, che riguarda il sociale, lo sport, altrettanto importante. L'inaugurazione della 50ª Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato è prevista per sabato 13 novembre alle 10 di mattina con la presentazione dei nuovi ambasciatori del tartufo nel mondo. Quest'anno 4 ambasciatrici. 4 donne simbolo dell'eccellenza nel mondo accademico, nel mondo del lavoro e nel sociale. La professoressa Alessandra Petrucci, rettrice dell'Università di Firenze. Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia. Antonella Brancadoro, direttrice dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo. Cristiana Cella, responsabile CISDA per i diritti delle donne afghane. I 3 fine settimana di particolare significato perché accanto a quello che è la mostra mercato ci sono eventi culturali, eventi di carattere sociale, vi è sempre la frequentazione da parte di personalità che configurano come un vero e proprio meeting quello che è la mostra mercato del tartufo.